Calcio Progetto Giovani Cardito, nel rispetto di quella che ormai è possibile definire tradizione, anche quest'anno ha indetto ed organizzato il torneo interno Coppa Raucci per le categorie 2007, 2008, 2009 e 2010, giunto quest'anno alla sua 8ª edizione. Tenendo conto degli sviluppi del problema che si è venuto a creare nel corso di questi ultimi anni a riguardo del nostro territorio, martoriato dall'inquinamento dei rifiuti, in antitesi a ciò si è voluto quest'anno, e d'altra parte non si poteva fare a meno, scegliere un tema che ci vede tutti coinvolti in prima persona. Si è pensato così di far assumere ad ogni squadra il nome di un luogo protetto della nostra regione Campania, in modo da informare e sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone sull'importanza e sulla bellezza e la fragilità del patrimonio di beni ambientali, materiali e culturali che questa straordinaria terra possiede. Il tema prescelto è «Salviamo la natura». Parlando di ambienti contaminati non a caso, in questi giorni io e il direttore tecnico di questa scuola calcio, Peppe Fusco, siamo stati a Basto per iscriverci con alcune nostre categorie di allievi al prestigioso torneo in cui gareggeranno oltre 150 squadre il 3, il 4 e il 5 giugno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, prima di fare i ringraziamenti alla scuola calcio, perché con Raffaele e con Peppe abbiamo un rapporto oltre che istituzionale ma anche affettivo, e quindi anche con tutta la scuola calcio e con tutti i bambini. Quindi la mia presenza stamattina è un giorno particolare, perché oggi è anche la festa della mamma, e quindi voglio fare un augurio a tutte le mamme che sono presenti qui e anche quelle che non ci sono più. Cari bambini, voi date gioia ai vostri genitori, perché venendo qui a frequentare questa scuola, loro cercano di accontentarvi, cercano di darvi quanto più è possibile, e anche portarvi qui purtroppo a volte diventa un sacrificio, e quindi un ringraziamento, vi ripeto, alle mamme e allo sport. Avete scelto un tema stamattina veramente che sentito, forse qualcuno non riesce a rendersi conto, ma è un problema veramente grave. Qualcuno lo sente dire, lo sente nominare, ma non riesce a capire effettivamente di che cosa stiamo parlando. Purtroppo più diventiamo grandi e più diventiamo adulti, più ci rendiamo conto delle barbarie che hanno fatto, che è la terra in cui noi viviamo. Stiamo cercando un'opera di bonifica. Ormai la regione si sta muovendo in questa ottica, come anche lo smontamento dell'elettrodotto, che anche quello è un inquinamento ambientale. Buongiorno a tutti, mi associo agli auguri che il sindaco ha fatto a tutte le mamme.
Infatti, riprendendo quello che stava dicendo lui, io personalmente so i sacrifici che le mamme fanno per accompagnare i bambini alla scuola calcio. Lo so perché mia moglie corre avanti e indietro tra i due bambini, una danza, una calcio e un macello. Quindi la maggior parte del lavoro sta sempre sulle spalle delle donne. Per quanto riguarda la scuola calcio, io la conosco benissimo Raffaele e Peppe, so quello che fanno per i bambini. Non è certamente solo una cosa di sport, lo dimostro che ogni anno loro iniziano questa coppa intitolandola a qualche argomento particolarmente sentito, come quest'anno quello dei rifiuti. So come insegnano questi bambini non tanto lo sport e il calcio, ma soprattutto il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle persone. Questo è quello che io ho visto insegnare in tutti questi anni a Peppe e Raffaele e gli faccio i complimenti per tutto quello che fanno. Inoltre mi voglio riallacciare proprio al tema che, di oggi, perché io sono anche l'assessore all'ambiente. Noi come amministrazione comunale siamo particolarmente sensibili a questo tema e come non esserlo considerato dove viviamo. Cerchiamo di portare avanti il rispetto dell'ambiente con una raccolta differenziata, con enormi sforzi da parte nostra e anche da parte dei cittadini. Si deve fare purtroppo molto di più, abbiamo iniziato anche un lavoro all'interno delle scuole per sensibilizzare loro, che sono i nostri futuri cittadini, a questo aspetto. Ci sono problemi molto più grossi che non dipendono dal comune, però almeno nel nostro piccolo cerchiamo di fare il possibile. Grazie. Buongiorno a tutti e mi associo anche agli auguri alle mamme. Più che da parlare da consigliere comunale, io vorrei parlare un pochettino anche da addetto ai lavori. Innanzitutto, ecco, coniugare l'ambiente con lo sport significa, è indice di salubrità, significa stare tutti quanti bene. Io non penso che ci siano molte scuole calcio che riescono a coniugare dei temi così importanti. Io sono particolarmente orgoglioso che questi bambini indossino la maglia anche del mio marchio, come anche gli altri marchi, ma in particolar modo io, perché io vivo come attività nel mondo dei rifiuti e faccio anche un invito un pochettino a tutti i presenti a portare insieme agli organizzatori e agli organizzatori della scuola calcio a visitare la mia azienda, dove noi gestiamo rifiuti, trattiamo appunto rifiuti, e quindi possiamo far capire come si possono risolvere dei problemi del nostro territorio, ma anche come si può sviluppare l'economia attraverso i rifiuti. Non vengono. Dai, forza. Forza. Okay. Va bene? Bravi! Allora ragazzi, noi cambiamo turni. A proposito, in casa di questa squadra di qua e di qua, dai, questa squadra che ha di si mettono paura tutti quanti di te? Ah? C'hanno paura tutti quanti di voi, c'hanno paura. Dai Mario, appoggia la palla a Tony. Giochiamolo senza buttare. Bravo, Anto, dai. E tu? Dai Mario, chiudi, va bene. Antonio, sali un po'. Ecco qua Andrea, davanti a te. Antonio, non ti abbassare troppo, Giocala, gioca. Dai. Dai Domenico. Piano. Tanto appoggiati, ce la di là, non andare da solo. Dai Mario, uno solo, va bene. Appoggiati a te, non andare da solo. Non andare sempre da solo. Pietro, va bene, passaggio. Da Domenico. Verso la porta. Va bene, Anto, dai! Bravo, Anto! Guarda Luigi, non andare da solo! Va bene! Tira! No! Meglio, Anto, meglio! Non calciare con la punta! Esci, Giova! Metti la dietro, bravo! Bravo! Usciamo da là!
Ancora, ancora, lasciala. Te la prendi, te la prendi, te la prendi. Snaro tu. Guarda Antonio, alzati. Appoggiati. Esci, 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 appoggiati. Ma guardi se ti appoggio. Bravo, Dali. Andiamo, andiamo. Ma calcio a tutti, e non una porta a zero. Bravo! Marcia! Bravo Giovanni! Bravo Pietro! Bravo Giovanni! Bravi, bravi! Bravi, bravi, bravi! Bravo Giovanni! Bravo Giovanni! Bravo. Dai, Dai, saliamo un po'. Andiamo alla posizione. Fabio, ancora, dai, Cristiano. Ferma la palla. Poggiati. Ce l'hai, Marco. Ragiona, ragiona. Dai, Fabio. Buona. Dai, Marco. Bravo, ancora, portala. Dai, Fabio. Bravo Pasquale! Bravissimo Pasquale! Ancora vicino! Guarda, vedi dove ce l'hai! Guarda, vedi dove ce l'hai! Tagliela! Dai Marco! Ma ce non ti fa saltare! Dai Francesco! Calcio! Non puoi! Dai Marco, dai! Aspetta, Francesco! Dai Francesco! Calcio! Bravo Raffaele! Bravo! Dai Raffaele, chiedi scusa, Raffaele, dove sta? Bravo Fabio! Bravo Marco! Hai calciato con la punta, però!